Ciao a tutti, buon pomeriggio. È tornato Minelli, è tornato l'avvocato Luciano Minelli, è tornato, quello che non lascio mai parlare, mi diverte, lui si arrabbia. Poi a fine dirata mi dice: "Ma hai rotto le scatole". Attenzione, perché da un po' che mi chiedo: ma cosa ha previsto Salvini, il ministro Salvini, per questo nuovo codice della strada che è nato di fatto, queste varianti, queste modifiche, da una sua volontà di Salvini? Pesante, è veramente pesante, è un tema, diciamo, pesante, severo. E io anche ho chiesto all'avvocato Minelli, ho detto: Minelli, tu adesso tu e lui, ho detto, perché siamo amici prima, certo, prima che il mio avvocato, sì. Ho detto: Minelli, o te o Mossuto, uno di due deve leggermelo. Mossuto è sempre impegnatissimo, tu anche, però siamo più vicini, sei venuto, no, te. Ho detto: mo ti studi codice nuovo e tutto e ce lo spieghi. No, io ti ringrazio, perché è stata un'occasione anche per me, per ripeto, per darmi una studiata a questo, a questo che poi non è un, non è ancora una legge, ma è un disegno di legge, quindi è un disegno di legge che è stato deliberato nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno del 2023 e quindi dovrà poi essere passare al vaglio di entrambe le Camere e dovrà essere approvato, quindi potrà subire molte modifiche in corso. Però diciamo che noi oggi guardiamo quella che sarebbe la volontà del ministro Salvini un attimino e qual è lo spirito di questo disegno di legge approvato in CDM. Allora, io so, perché dobbiamo anche dare attenzione, giustamente, tanto salutiamo tutti quelli che ci stanno salutando, è in blu il nuovo software, è in blu, tu fai fatica a leggere i nomi, vero? Maria, Dora, Angela, Attilio, Emilia, abbiamo Claudia, abbiamo Gioacchino, Tiralongo. Non si, come non si sente Gioacchino, tu non senti, gli altri sentono. Ciao Claudio, ciao a tutti. Allora, prima cosa, perché adesso partiremo con la diretta, chiediamo la condivisione perché è importante. Codice con alcune norme nuove, alcune leggi che sono pesanti, una, diciamo che è una proposta che, se viene approvata, perché ripeto, è un disegno di legge, quindi allo stato non è assolutamente entrato in vigore, quindi allo stato è ancora in vigore il codice classico del decreto legislativo 285 del 92, che ha subito più modifiche. Però questa, diciamo, se entrasse in vigore il questo disegno di legge, questo schema di disegno di legge approvato il 27 di giugno, made, possiamo dire, Salvini, sono razzi a mare. Verrebbe operata una stretta molto decisa per determinati comportamenti. E okay, quindi io direi di partire. Salutiamo solo gli amici da Trento, sì, da Roma, che dicono che fa caldissimo, dalla Puglia, e da Bergamo, ho visto Daniela, e da Bologna, cioè da tutta Italia ci stanno scrivendo. Siamo collegati, siamo pronti. Partiamo con le novità. Ci vorrebbe la sigla del nuovo codice, della variante di questo codice della strada by Salvini. Mo so cavoli per chi ha sgarrato e per chi sgarrerà. Vai avvocato, vai giù con le note principali, allora, note principali. Vai. Entriamo, allora, ripeto ancora una volta, obiettivamente ancora, questo è un disegno di legge, non un decreto legge. Differenza fondamentale che un decreto legge vuol dire che deve essere convertito in legge, ma è subito efficace ed è, ovviamente, sono già norme in vigore. Qui allo stato è solo un disegno di legge, quindi non c'è nessuna modifica attuale al codice della strada, ma c'è soltanto, chiamiamolo così, l'hanno chiamato schema di disegno di legge di 18 articoli che ho tratto dal sito del Ministero del Consiglio dei Ministri, che è questo qua, fondamentalmente 18 articoli che in sostanza prevedono una tolleranza zero verso determinati comportamenti. Vai, andiamo, siamo curiosi. Guardate, venendo al dunque, io ho fatto una cosa molto, molto semplice. Dallo stesso sito del Ministero dei Trasporti Salvini, o perché, ripeto, è la sua stessa interpretazione autentica di chi ha partorito questo disegno di legge, fondamentalmente questi articoli si basano su: primo punto, tolleranza zero per guida in stato di ebbrezza e dopo l'uso di stupefacenti. E punto 2, quindi facciamo vedere, questo è tolleranza, sì, zero, quindi primo, guardate questo, questo saranno inasprite non poco le norme per chi viene trovato, per chi viene condannato in stato di ebbrezza o
per uso di sostanze. Domanda, è stato d'ebbrezza, è anche retroattiva la cosa? Cioè chi ha avuto un problema anni fa... No, la legge non può mai essere retroattiva, cioè adesso questo è solo un disegno di legge, quando entrerà in vigore disporrà per ovviamente le violazioni che verranno accertate commesse dopo l'entrata in vigore della norma. Cioè quindi chi ha avuto problemi magari che l'hanno trovato anni fa in guida stato d'ebbrezza, oggi non è assolutamente, cioè potrà continuare a bere un bicchiere di vino all'interno dei limiti e teoricamente. Per adesso sì, okay. adesso assolutamente sì. Ok. Allora fondamentalmente poi c'è stata una stretta fortissima anche per determinati comportamenti come per esempio divieto assoluto l'uso al cellulare alla guida, col telefonino, chi commette determinate... Ce l'hai questo qua? Sì, questa sì, slide? Assolutamente, io ho tutto, abbiamo ovviamente, poi dopo entriamo nelle norme specifiche, quindi okay. Tolleranza zero intanto per chi guida ubriaco, drogato al volante, addirittura chi sarà stato condannato per un reato degli articoli 186 del codice della strada lettere B e C del secondo comma, vuol dire accertamento dello stato alcolimetrico positività tra lo 0,8 e l'1,5 o peggio tra l'1,5 in poi, che sono... Adesso quant'è il limite? Allora i limiti sono 3 previsti attualmente dall'articolo 100. Questo è importante perché c'è molti ristoratori che mi dicono ma Robby, ma vuole proibire di bere anche solo un bicchiere di vino? No, allora bisogna stare molto attenti. Allora okay. attualmente l'articolo 186 del codice della strada prevede 3 livelli, e cioè fino allo 0,5-1 non è considerato, è regolare. E diciamo che un bicchiere di vino, una birra, se mangi, sei all'interno dei limiti. Mangiandoci ci si sta. Ok. Poi scatta tra lo 0,5 e lo 0,8, scatta la sanzione amministrativa, già piuttosto pesante. Però non è penale. Non è penale, però, ripeto... Quindi già... ti fai il limoncino... Paradossalmente vai oltre il limite se sei già. tra lo 0,5, ecco qua fondamentalmente ho proprio il testo dell'articolo, dice chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito ove il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 667 euro a 2267, quindi non stiamo parlando di noccioline, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8. All'accertamento della sanzione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Fino a 2.000 euro da 3 a 6 mesi di sospensione della patente se bevete... Se si beve fondamentalmente tra lo 0,5 e lo 0,8, a me quello che hanno detto è il bicchiere e mezzo di birra che... Bicchiere e mezzo. Far superare tranquillamente, poi dipende se a stomaco vuoto, quanto tempo prima, però logicamente qui siamo nell'ambito non penale, siamo nell'ambito della sanzione amministrativa, però con conseguenze già estremamente pesanti. Devono fare cassa, dicono. Però sul bere io sono d'accordo. Sul bere c'è troppi morti, non mi sento di... cioè chi guida non deve bere alcolici. Concordo. No, su questo mi dispiace, ma non posso essere tollerante perché così mettono giudizio, succede... sono d'accordo con Salvini. Così sì, mettono sì, giudizio. No, non ci sono dubbi. Poi attenzione, dal punto la lettera B scatta invece il reato, è una positività tra lo 0,8 e l'1,5 c'è un processo penale, diventa reato penale. Anche se non fai danni, solo che ti becchino al volante. Assolutamente, se c'è poi l'incidente le sanzioni sono aggravate, quindi ancora peggio. Con l'ammenda da 800 a 3.200 euro, l'ammenda ricordo che è una sanzione penale, pecuniaria ma penale, okay. E l'arresto fino a 6 mesi. Qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno. Questo è ancora il vecchio codice, attenzione. Poi c'è la lettera C
dove se io supero 1,5 se vuol dire l'ammenda, che non stai in piedi. Se un 1,5 quando uno viene preso con un tasso, gli fanno il test a un tasso alcolimetrico che è superiore a 1,5, vuol dire che ha bevuto come una spugna, parliamoci chiaro. E quindi non è che possiamo dire ma voglio no, lì è grave, perché vuol dire che io non sono in grado di condurre un veicolo, e un veicolo può essere uno strumento di morte, una macchina. La macchina è una cosa bellissima, però come la si usa? E qui dice, con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, la durata della patente è raddoppiata. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al precedente articolo sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Ora, cosa succede? Questo è il vecchio articolo 186. Ok. Con la riforma Salvini, se una persona viene presa con una positività delle lettere B e C, cioè superiore a 0,8 no, a 0,8 grammi di alcol per litro, e quindi scatta il reato penale, c'è una condanna penale per questi fatti, cosa succede? Qual è la novità pesantissima della riforma Salvini, che ha introdotto l'articolo 9 ter bis? Dice, ascoltate adesso, collegati, importante, condividete, è il passaggio chiave: nei confronti del conducente condannato per i reati che abbiamo visto prima, è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia sia posto il codice unionale relativo a limitazione dell'uso, articolo codice 68, niente alcol. Quindi vuol dire che io, con la riforma Salvini, una volta che ho avuto quella condanna lì, non potrò, dopo aver scontato la pena che mi sia stata restituita la patente una volta passata tutta la trafila, io per almeno 2 anni nei casi previsti della positività fino a 1,5, 3 anni se la positività è stata superiore a 1,5, non potrò bere neanche un bicchiere di vino. E come verrà controllato? Io sarò obbligato a fare una revisione della patente di guida, dove sarò obbligato a installare a mie spese l'alcol test sulla macchina. Cioè, quello strumento che non ti fa mettere in moto la macchina. Che non ti fa mettere in moto la macchina, e quindi logicamente io non potrò guidare la macchina. Ok. Io consiglio una cosa comunque alla gente. Io intanto trovo giusto questa cosa, la trovo anch'io, giusto. Chi ama mangiare della carne, bere del buon vino e farsi un bicchiere di vino, io il consiglio che do è di comprare gli strumentini per misurarsi prima, esatto, di aspettare, non eccedere nel bere, perché non fa bene bere troppo. Bisogna bere in modo moderato e intelligente, però uno si fa il test prima di mettersi in macchina. Quando va sotto lo 0,5 parte e fa il suo bel giro. Esatto, ma poi se io mi rendo conto che una sera, che può capitare a tutti, a me è capitato una sera, non ho potuto dire di no, ho bevuto un po', non me la quando sei dimesso il governo Draghi, ti ricordi? Abbiamo girato tutta la città a piedi, cioè, avvocato, lo possiamo dire? Sì, abbiamo girato a piedi tutta notte. Cosa ho fatto? Non ho guidato quella sera lì. Ho detto, avevo un mio amico, ma ho fatto guidare a lui, non avevo bevuto, esatto, ho fatto guidare a lui, cioè punto. Cioè, a un certo punto io dico una cosa, perché rischiare così tanto la vita mia e quella degli altri? Cioè, secondo me, ripeto, sulla quando sono fatti così gravi, e insomma parliamo di reati, non parliamo di poca roba. E poi ovviamente è stato modificato anche l'articolo 187 del codice della strada, quello che puniva la guida in stato d'alterazione da sostanze stupefacenti. Il progetto di Salvini è di inasprirlo, nel senso che chi faccia uso di droga, indipendentemente dall'alterazione, subisca una sanzione pesantissima. E io vorrei ricordare poco tempo fa quegli youtuber
che era ammazzato, sì, il bambino, erano sotto cannabis, ragazzi. Sì, sotto cannabis. Non si può. Se ti vuoi fare un cannone, anni e anni 70, da figlio dei fiori, te lo fai nel tuo giardino di casa tua, ti sdrai in giardino, stai tutta notte ed eviti di andare in giro a uccidere la gente. Quindi, esatto. Concordi? Esatto, assolutamente. No, non si può, non si può scherzare su queste cose qui, quindi io non posso ecco. Poi che cosa è stato fatto? Qual è il progetto? Oltre a questi due passaggi, quindi una stretta fortissima che colpisce chiaramente la guida in stato di ebbrezza imponendo l'alcol look e la guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti, è previsto anche un'altra cosa. Che cosa? È prevista una sospensione della patente di guida per, diciamo, quando io ho un punteggio inferiore a 20 punti per determinati comportamenti alla guida, che sono per esempio la violazione di oltre 40 km dei limiti di velocità, il sorpasso vietato, la guida col telefonino o altre cose che sono violazioni comportamentali talmente gravi che sono quelle che provocano più, morti. E infatti l'articolo dice, l'articolo 3, il progetto di articolo 3 prevederebbe una sospensione della patente in relazione al punteggio, dice, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, sono rispettivamente di 7 e 15 giorni, quindi una mini sospensione, quando al momento dell'accertamento delle violazioni dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a 20 punti per effetto delle decurtazioni subite. Articolo 6,4 lettera B, concernente il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso. Cioè, ci sono alcune violazioni del codice della strada che sono particolarmente gravi, come il sorpasso vietato, il superamento di oltre 40 km dei, diciamo così, dei limiti, il contromano, anche quelle norme, il semaforo rosso, l'uso del telefonino, che sempre che io non causi incidenti, se io logicamente ho già un punteggio inferiore a 20 punti è prevista. Se il mio punteggio è tra i 10 e i 19, 7 giorni di sospensione della patente. Se io ho un punteggio invece che è inferiore a 10 punti, una mini sospensione della patente di 15 punti. Ok, perdonami, sì. Qua chiedono se è retrattivo, non hanno ascoltato prima. No, spiega no, che no, nessuna legge è retrattiva in Italia. Normalmente mai una legge, soprattutto penale, o incriminatoria, può disporre solo per l'avvenire. Quindi è chiaro che allo Stato, ripeto, qui stiamo parlando intanto di un disegno di legge, una proposta di legge del ministro Salvini che dovrà essere passare al vaglio delle Camere e quindi diventare legge, perciò allo Stato non è ancora entrata assolutamente in vigore. Se e quando entrerà in vigore, allora è chiaro che per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore queste sanzioni verranno applicate, se verrà confermato questo disegno di legge in sede parlamentare. Quindi, riassumendo, abbiamo una stretta su alcol, uso dei cellulari. Uso dei cellulari, droghe. Determinate manovre alla guida particolarmente gravi, poi abbiamo un inasprimento anche delle pene quando vengono commessi certi reati, come per l'omicidio stradale sotto l'effetto di ebbrezza. Adesso vi dico anche esattamente, o le lesioni gravi. Intanto che cerchi quella, ti faccio una domanda, lo faccio arrabbiare. Lui è un grande ciclista, voi non lo sapete, ma lui è arrivato, ha vinto anche delle gare, è arrivato quasi in gare molto importanti, un grande ciclista amatore, ma grande ciclista, quasi professionista. Ti faccio una domanda. Questa targa alle biciclette, voi cosa ne pensate? Vediamo cosa dice lui. Ma non se ne fa, non è stata assolutamente. La vuoi? La vorresti? No. No, ma non però, perché... Però cosa mi dice dei ciclisti che girano
sulla strada, quando c'è di fianco una bella ciclabile per loro. Esatto, domanda giusta. Intelligente, allora, perché ci sto litigando tutti i giorni. Allora, aspetta. Qui c'è da ragionare intanto su due cose. Intanto dobbiamo sapere che l'uso della pista ciclabile è obbligatoria soltanto quando la pista ciclabile è riservata esclusivamente ai velocipedi, per la ragione che se è una pista promiscua, come lo sono quasi tutte, la maggioranza, vale a dire, se sulla pista ci possono girare pedoni, ciclisti, cani e di tutto, è evidente che non c'è l'obbligo, perché diventa quasi più pericolosa la ciclabile del resto. Ovviamente io sono strafavorevole all'uso delle ciclabili, purché siano degne di questo nome, perché in Italia la maggioranza fanno schifo. L'unica ciclabile, no, ci sono dei buchi, ci sono delle strettoie, che rendono impossibile l'uso della ciclabile. Anzi, io aggiungo poi anche una cosa. Chiaramente non esistono categorie colpevoli, non sono colpevoli. No, cioè, no. È colpevole chi usa, cioè, io sono ciclista, sono automobilista. Però chiunque può usare la bicicletta, cioè io la uso, esatto, anch'io. Quindi uno la può usare per. Però sull'assicurazione annuale io sono d'accordo. Perché uno potrebbe cadere, far andare addosso a qualcuno, investire. Quindi, come il cane, allora, serve l'assicurazione anche per la bicicletta. Allora, punto, attenzione: il cane non è obbligatorio, la bici io ce l'ho l'assicurazione, però ripeto, è una scelta individuale, perché logicamente è un mezzo tra virgolette che viene usato, anche può essere usato anche da un ragazzino, da una persona, roba del genere. Insomma, obbligare forzatamente un RC obbligatoria sulle biciclette mi sembra francamente eccessivo. Però detto questo, qui addirittura il codice Salvini ha previsto. Perché ne parlava dei monopattini, monopattini? Assolutamente. Okay. Sulle biciclette cosa ha fatto? Secondo me, giustamente, il progetto del codice Salvini prevede l'obbligo in fase di sorpasso della bicicletta, proprio tenendo conto del fatto che è un mezzo debole, perché è un mezzo instabile, roba del genere, l'obbligo di tenere il metro e mezzo mentre io sorpasso la bicicletta. Mi sembra una norma che è usata anche in tanti altri paesi. Che uno può sbandare. Certo, assolutamente. Io assisto, e con questo non è una criminalizzazione dell'uno o dell'altro, però che in Italia ci sia un mancato rispetto delle regole nel modo più assoluto e degli utenti più deboli della strada, questo è un dato di fatto. Questa è una vergogna. Non fanno attraversare i pedoni. Quindi, senza parlare di ciclisti, io francamente ho girato, sono stato in Europa a volte a fare dei giri con la bicicletta per divertimento. Qua ci sono, guarda cosa dicono, ci sono piste che improvvisamente si interrompono. Esatto, ma certo. Ma io faccio un esempio, io ho girato, perché qui è una questione anche prima di tutto di educazione. Io ho girato, sono stato a Devian nel 2013. Per vacanza, e ho girato in bicicletta lungo intorno al lago di Ginevra, che è francese in parte e svizzero. Io non mi sono mai sentito in pericolo una sola volta. Non c'è stato un automobilista che mi è passato vicino. Le macchine si fermano quando vedono i pedoni. Perché, scusate se mi sfogo, se uso una parola forte, in questo benedetto paese ogni volta che uno esce deve rischiare la parola forte era benedetto, era sì, era stavo per dire qualcos'altro, però no, non si può dire. Perché devo rischiare la vita ogni volta? Anche perché poi ragioniamoci un attimo, chi ha il mezzo più grosso, più potente, deve avere un minimo, perché chi ci rimette la vita è chi ha il mezzo più piccolo. Perché ragionando così, non stiamo parlando solo delle biciclette, parliamo anche dei pedoni, perché allora ragionando così, chi ha un camion è chiaro. Esatto. A Pordenone si fermano molto prima delle strisce pedonali. Fantastico, per far passare i pedoni. Dovrebbe essere così, signori. Io ho paura di andare in bici con i bimbi, eh. Sì. Io andare con i bimbi in bici ho paura, perché quando hai l'attraversamento tra una strada e l'altra, tra parentesi, secondo me fanno a gara le nostre amministrazioni per scegliere gli architetti meno capaci a disegnare. Assolutamente. Perché le fanno veramente. Assolutamente. Cioè, qui siamo di fronte, con tutti i morti che ci sono per strada, in macchina, poi guardiamo quello che succede anche in autostrada, macchine che vengono
investite da pazzi criminali, perché quando io guido ubriaco, drogato o in certe situazioni è inutile, cioè usiamo i termini che ci sono. In Italia ci sono strade, però dicono del 1800, è vero? Quello ragazzi, sì, quello è vero. Sì. No, ma ripeto, allora. Comunque è molto chiara la cosa delle bici. Io prenderei il monopattino, perché poi arrivo io e rompi i maroni con il monopattino. Esatto. Io li chiamo rompi i maroni, sai, perché c'è anch'io monopattino. Ma attenzione, io dico anche. Io mio amico cosa. Che è finito in coma, io ragazzi. Dico anche cioè. Una cosa, anche. Attenzione, anche i ciclisti devono rispettare il codice, non girare in gruppo su strade in coso, però ovviamente hanno molte attenuanti, che sono intanto la mancanza di piste ciclabili degne di questo nome e secondo delle strade che sono schifose, piene di buche, e strade che sono del 1800, molto strette con dei veicoli enormemente più larghi. A Roma i ciclisti sono i padroni delle strade, anche che pista ciclabile sulla Colombo e via del Mare. Beh, chiaro, non va bene, anche quello non va bene. Quando un popolo è maleducato, lo è, lo sono tutti, non è che quindi non è colpa dell'automobilista o del ciclista, è colpa della persona che ci va. Non abbiamo senso civico. Certo, assolutamente sì. Andiamo però ai monopattini, che sono allora, curioso sui perché monopattini, sui monopattini è stata operata una stretta. Intanto il monopattino non può essere usato fuori dalle aree urbane, tanto per cominciare. Secondo quella, ripeto, se entrerà in vigore questo disegno di legge. Ok. Secondo, ci sarà l'obbligo del casco, delle frecce, della targa e dell'assicurazione. E la gente dice, come? Io ho un mio amico che è la nostra età, che è un cinquantenne, no? Che saluto, ciao Gaston, che era in centro, girava in centro a Modena col monopattino l'anno scorso. È caduto, ha beccato una buca, è caduto, è andato in coma per 6 mesi. 6 mesi in coma per un monopattino, quindi... No, il problema è che questi io non ho nulla contro nessun mezzo, perché il colpevole è sempre chi li usa. Quindi, come non posso, ripeto, anch'io guido la macchina per me è una cosa bellissima se usata bene, non è ci mancherebbe. Come potrebbe essere una bella cosa il monopattino, però come viene usato, spesso truccati, con il motore, a velocità folli, addirittura c'è chi l'ha usato, ho visto delle immagini, addirittura su superstrade, in autostrade, è chiaro che non si può fare, punto. Quindi la stretta operata sui monopattini è molto severa e, ripeto, perché uno potrebbe dire perché sui monopattini sì e sulle biciclette no, per la semplice ragione che il monopattino lo prendono, è una moda che usano in pochi, la bicicletta è di uso universale, ci va un bambino, ci impara, ci si va per lavoro, ci si va in tutti i modi, insomma. Io francamente ritengo che si vada nella direzione giusta, insomma, monopattini. Okay. Allora apri il monopattini, intanto tira questo messaggio perché è carino, digli a Salvini, potessimo parlargli, lo diremmo, però digli a Salvini di pensare a rifare le strade e non il ponte, cioè prima le strade, io su quello concordo. Sì, sai? Su questo sì. Su questo perché sì, prima certo. Di rifare un ponte, che può essere utile, sì, bellissimo. Allora, diciamoci questo, che adesso questo progetto in due monopattini è possibile, anche in quattro no. No, allora qui dice monopattini elettrici, blocco del veicolo se si circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose, obbligo di targa e assicurazione, casco obbligatorio per tutti, divieto assoluto di circolazione contromano, divieto di sosta selvaggia sui marciapiedi, sanzioni per mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificarne la velocità, tratto dal Ministero dell'Interno. Tutto vero, tutto vero, ragazzi, monopattini, una bella stretta sui monopattini. Una grossa stretta, sì, anche perché logicamente si è intervenuti su quei comportamenti, vedendo anche un po', probabilmente anche sull'onda di emotività di... Sì, guarda questo qua, guarda. Il monopattino dice Emanuele, il monopattino, no, dice Rommel, scusate, Rommel Vespi, il monopattino era un gioco per bambini, gente come Conte l'ha fatto diventare un mezzo di trasporto, magari potevano far girare in strada anche i banchi a rotelle, sì. Anche i banchi a rotelle. Sì, non è... Ah, bella, questa è sì, bella. Sì, questa... Vai avanti, sì, perdonami. Sì, sì, e poi ovviamente si è intervenuti anche... Per esempio, e questa non è una stretta ma è una cosa di buon senso, il disegno di legge prevede anche
uno stop agli a certi tipi di autovelox canaglia, chiamati proprio così, ce n'è una moda messi per fare, una moda, via che Italia sono messi 50. Per fare cassa. Ecco, stavo andando a casa sua, ero in ritardo, vedo era in ritardo lui, lo vedo in un viale, mi ha superato in bicicletta. Cioè mi ha superato in bicicletta. Autovelox, vai, fai vedere. Autovelox, truffa. Bellissimo, questo è bello, questo è bello, questo è bello. Basta autovelox, truffa. Via gli impianti, mangia soldi, meno burocrazia, utilizzo solo strumenti certificati tutelando i cittadini da multe pazze, avete capito? E poi un'altra cosa, per esempio, questo decreto, questo disegno prevede anche di dare un bonus di 2 punti sulla patente all'atto del rilascio per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie, quindi educazione stradale. Per me è giustissimo, questo è molto giusto. Cioè io credo che lavorare sui comportamenti non solo sanzionatori ma anche sull'educazione, perché delle nuove leve, fare dei corsi di educazione civica e stradale sia fondamentale, perché purtroppo esiste ancora molta ignoranza, tantissima ignoranza, ma anche da parte di persone, non dei giovani sempre, ma anche da parte di persone anziane. È vero, è vero. Purtroppo che però l'ignoranza delle volte c'è anche da parte di chi studia le leggi, perché ti faccio un esempio, ma parliamo del sindaco di Bologna, ragazzi, a Bologna, la città, non la tangente, la città, non il centro storico, la città è ai 30 all'ora. Vabbè, quello è un provvedimento che io oso dire criminale. Solo il PD poteva farlo. No, ma quello lì è un discorso a parte, è fatto. Ma è comico, comico, dai, è criminale, quel provvedimento lì è criminale perché con la balla dell'ambiente di queste balle in realtà inquinano 10 volte di più, vogliono impedire alla gente di usare i mezzi. Ecco, questo è un'altra storia. Poi volevo dire questo, che è stato fatto su questo qua, io li ho visti, ma Marisol dice io li ho visti in 2 sui monopattini. Se quando vedi 2 sui monopattini tu li urli a distanza, ignoranti, fortissimo, e che ti sentono, così magari non ci vanno più. E poi c'è da dire un'altra cosa. Si è intervenuti anche sul divieto per almeno 3 anni per i neopatentati di guidare autovetture con cilindrate superiori a certi cavalli. Okay. E quindi mentre prima il limite era di 1 anno, con questo disegno di legge viene portato a 3 anni, e secondo me è giusto, anche quello è giusto, perché insomma se io dopo appena 1 anno magari perché sono ho voglia, vado a prendere una macchina esagerata di estrema potenza, a mio giudizio anche quello può creare. Però vuoi la comica, però su questo? Sì. Su questo la comica? Che però la macchina elettrica che vanno fortissimo, vanno a manetta le macchine elettriche, accelerazione paurosa, sì, sì, sì. No, lì il limite non c'è, perché non hanno i cavalli equiparabili. No, c'è un limite, no, il limite l'ha messo? Sì, assolutamente. E non anche, c'era prima, non no, c'era. No, è previsto anche per le auto elettriche, questo limite qua. Ok. Questo limite qui è previsto perché addirittura limitazioni per, lo dice, per i neopatentati hanno inciso e dice per i primi 3 anni fanno questi limiti qua, e ovviamente vale anche per le auto elettriche. Io dove lo ci sarà un parametro comunque per l'auto, parametro, ok, perfetto, assolutamente, quindi depotenziate basta, assolutamente. Altra sì. Cosa altre cose, per esempio ma perché hanno inciso, poi ci sono delle norme, per esempio la safety car in caso di gravi incidenti in autostrada o su delle superstrade, per poter ripristinare la situazione di traffico. Ma queste però sono cose, diciamo, di routine, ok. Le cose fondamentali le abbiamo dette. Le cose fondamentali sono un pochino queste, quindi riassumendo, una forte stretta guida in stato di ebbrezza e guida dopo l'uso di stupefacenti. Quindi, e se bevi troppo ti arresto pure. Sì, c'è l'arresto anche se non fai incidenti, tu hai bevuto troppo, oltre lo 0,80. È prevista delle sanzioni penali, e soprattutto il fatto che una volta scontata la prima volta la sanzione che mi è stata data, il periodo di sospensione della patente, io dopo per 2 o 3 anni, a seconda del livello di stato di ebbrezza che mi è stato accertato e per cui ho subito la condanna, dovrò
tenere l'alcol look sulla macchina e quindi essere ad alcol zero, non potrò più aver bevuto neanche un bicchiere se accendo il motore. Cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate? Io sono d'accordo, ma voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, perché l'avvocato Luciano Minelli ha tirato fuori questo codice spiegandolo bene. Ovviamente noi siamo dalla parte della in questo caso del rispetto delle regole, assolutamente, della giustizia. Aggiungo questo, ecco, se vogliamo dire questo progetto è sufficiente, no. Che cosa ci vorrebbe? Cos'è che manca? Se vogliamo, manca anche il fatto dell'intervento pubblico. Quello che lamentavano i lettori, cioè che bisogna invece, permettimi di dire questa anche se non c'entra, invece di spedire miliardi di euro di armi dove sappiamo o in altre cose, spendessero per sistemare le strade, che ci sono delle buche schifose, e allargare le sedi stradali, creare delle ciclabili decenti, avremmo molti meno morti per strada. Però dicono che le leggi non basta farle, avvocato, lo parla con te, ma bisogna farle rispettare. Ma allora... E in Italia... Allora, io vi posso dire... Allora, adesso, non prendiamo solo dei casi estremi, perché io personalmente vi posso dire che nella mia esperienza ho avuto dei casi di gente che è stata beccata in stato di ebbrezza anche senza aver fatto di incidenti. Ne hai difesi in vita tua? Ne ho difesi, ma abbiamo, attenzione, difeso cosa vuol dire? Non vuol dire che l'ho fatto assolvere, vuol dire logicamente che abbiamo patteggiato, ma queste persone qui per riavere la patente hanno dovuto fare dei servizi socialmente utili, che mi sembra anche una cosa molto positiva. Hai anche difeso, se non sbaglio, tu delle vittime però di persone ubriache che hanno fatto dei danni. Anzi, quello a lui, soprattutto, se avete avuto qualche danno da qualche ubriaco, da qualche... Io qui non posso, perché ovviamente io posso, tu non puoi, però lui vi assicuro che lui è bravo a difendere. Che dico però è, logicamente, se posso, allora il mio commento qual è? Che questa stretta, chiaramente, per me, su certi non si può non essere d'accordo su certi comportamenti, perché quando di fronte a conclamati casi di ebbrezza, guidare col cellulare, superare mostruosamente i limiti di velocità, sorpassi contromano, guida contromano, roba del genere, non si può non essere d'accordo per una fortissima stretta. Ci sono dei comportamenti dove, fosse per me, sinceramente, uno non guida mai più. Ecco, questo è molto chiaro. Detto questo, questo ovviamente da solo non è sufficiente, perché è ovvio che bisogna anche rendere le strade più sicure, che non siano tutte rotte piene di buche, creare delle piste ciclabili degne di questo nome e fare anche tanta educazione civica e stradale, perché, ripeto, io come vedo, quello che vedo io guidare, io vedo dei gran animali chiedendo scusa all'animale, perché per certi comportamenti che vedo sono allucinanti. Mi ha fatto notare un punto, no? Dicono, sì, loro, il governo giustamente chiede, e il ministro Salvini in questo caso chiede il rispetto vero del codice della strada, delle leggi. Ma se uno cade o fa un incidente per colpa di una buca per strada, può chiedere i danni? Sì, in teoria sì, assolutamente, se la buca... Quindi anche noi possiamo pretendere che vengano, però... C'è un articolo, chiaro, ci sarebbe un articolo, poi lì dipende da giudice a giudice come viene interpretata, però la responsabilità, ci sono sentenze dove, in base all'articolo 2051 del codice stradale, mi pare, che è quella la responsabilità da cosa in custodia, e l'ente pubblico risponde della custodia. Poi anche lì è chiaro che hanno, siccome purtroppo, diciamo, c'erano talmente tanti casi che alla fine il comune era sempre lì a spendere, molti giudici cosa hanno fatto? Hanno salvato le amministrazioni iniziando a sostenere che se la buca non era un'insidia, se era visibile, avvistabile, non era più, e quindi a limitare molto i danni della gente. E questo non va bene, perché, ripeto, ovviamente io ritengo che chi ci fa pagare le tasse, troppe tasse in Italia, troppe tasse, deve intervenire e mantenere le strade in modo decente. Non è possibile che ogni volta che uno, ma io penso non solo a una bicicletta, anche una motocicletta, uno scooter, un bambino che va a scuola con la bicicletta, insomma un pedone stesso, perché può cadere anche un pedone, con queste buche qua, ragazzi, è una cosa vergognosa. Mancano le ciclabili,
anche quelle ci sono delle ciclabili che sono infami, non possono essere assolutamente utilizzate. Ma perché le barriere architettoniche per i pedoni con disabilità? Assolutamente, cioè, è pieno. Quindi qui loro vorrebbero togliere le macchine, ma non siamo in grado in Italia di togliere qui le macchine. Qui c'è, ovviamente, andrebbe potenziato, andrebbe reso degno di quel nome il trasporto pubblico con dei mezzi puntuali, precisi, puliti, e allora logicamente sarebbe un altro discorso. Sei d'accordo che però ripeto, i ciclisti vanno multati come gli altri, se fanno quelli che non rispettano il codice della strada. Se fanno infrazioni, certamente. Ma anche, anche i pedoni però. Chiunque, perché anche tanti pedoni passano attraverso fuori dalle la tangenziale, strisce, ragazzi, fuori dalle strisce pedonali e robe del genere. Su questo non ci sono dubbi. Però è chiaro, quello che voglio dire è che spessissimo chi va in bicicletta è a rischio di vita, perché se tiene completamente la destra, la ciclabile non c'è, se tiene completamente la destra piena di buche, uno rischia la vita. E quindi chiaramente il discorso è questo: siamo in un paese dove, a differenza dei paesi come Olanda, paesi nordici, roba del genere, in realtà anche una persona che volesse andare a lavorare in bicicletta e diminuire l'inquinamento, visto che si parla tanto di ambiente, è impossibile. E per di più, col fatto ci aggiungiamo anche che non esistono depositi, nel senso che uno deve e che ruba la bicicletta. Ti ruba la Quindi bici. Siamo in un paese che fa, ecco, lasciamo stare, perché ripeto, io questo qui è una vergogna. E quindi nel mio caso ben venga se viene approvato come si deve, viene fatto rispettare, mi sembra anche giusto. E mettere le forze dell'ordine in strada sarebbe già un deterrente, dicono. Ma Dio, ce ne sono, cioè ce non ne è sono, che non ce ne ce siano, sono, ce ne sono. Però è chiaro che se le forze dell'ordine veramente dovessero applicare il codice stradale, dovrebbero fermare quasi tutti, perché non c'è nessuno che va, cioè non c'è nessuno che rispetti. Vedo che intanto si va fortissimo, tanto per cominciare. Sì, è esagerato. Si va fortissimo, parliamoci chiaro che in Italia si va fortissimo. Perché qua, quando si dice vanno multati i ciclisti, certo, ma le macchine come cavolo vanno? A che velocità vanno? Dove c'è il limite? Chi è che rispetta il limite dei 70? Sai cos'è? 120, ma vedo delle avvocato, velocità che sono assurde. Gli italiani, purtroppo, io sono italiano, orgoglioso, io sono orgogliosamente italiano e amo la mia bandiera. Però il problema è che troppi italiani, finché non gli succede e succede agli altri, se ne sbattono. Questa è la verità. Ma come per le altre cose che in cui abbiamo fatto le dirette, l'abbiamo visto. Purtroppo. Assolutamente. Però avevamo ragione. Sì. Noi da 2 anni che abbiamo ragione, avvocato, e molta gente. No, dice... io anzi ringrazio Roberto di questa diretta, perché ripeto, il codice della strada e la sicurezza stradale è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché io lo voglio dire, ho perso un mio caro amico nel 2001 in bicicletta, che era alla sua mano regolarmente, un camion svoltò a sinistra nella zona di Pavullo, e questo ragazzo aveva 22 anni, morì. E ti è rimasto qua. È rimasto molto, ma questo non solo per la bicicletta, per qualsiasi cosa, però logicamente fatti di questo genere, dove se ragionassimo, se avessimo un po' meno di frenesia, un po' più di rispetto del prossimo, un po' più di tolleranza, perché parliamoci chiaro, se ho un attimo da superare, a parte che se entra in vigore il 1,5 metri, hanno ragione, ma se ho un attimo un motorino, un ciclomotore, uno scooter, una bicicletta, che potrebbe essere anche mio figlio o vostro figlio, e gli arriva l'ubriaco addosso, che è lì, se perdo un momento per rallentare, non è la fine del mondo. Non siamo sempre bim bim con sto cazzo di clacson, tutti così, e sì, fuori, sì, tutti. E fuori schizzati e roba del genere. Impariamo a stare al mondo, e ben venga il codice Salvini, a mio giudizio. Bene, questo è il tuo parere. Sì, assolutamente sì. Io trovo che le strette siano giuste, anche perché troppi giovani, troppe persone. No, c'è troppi morti. Succede della roba, e poi morti. Soprattutto gente investita sulle strisce pedonali. Vedo insomma, ci sono dei comportamenti che non sono più tollerabili. Ultima domanda. Secondo te, Salvini? Questa è una battuta, è satira, quindi lo dico prima perché sai che è legale. Certo. È satira. Secondo te, Salvini, quando decise di fare il governo insieme al PD, era in stato d'ebbrezza? Può essere. Ciao a tutti. Questo lo dico perché Salvini, ti ricordi quando tagliai la tessera? Sì, questa volta l'ha fatta buona, però quando si è messo col PD, per me questa cosa qui, e tra l'altro dico questa, poi senza, io non sono...
non so, in questo momento non sono schierato da nessuna parte, lo dico in modo abbastanza asettico e roba del genere. Se possiamo dire, il tema della sicurezza stradale al ministro Salvini gli è sempre stato a cuore. Poi dopo, e per me anche giusto, perché ripeto, per me intervenire ed evitare che ci possano essere alla sera dei morti, dei ragazzi giovani o roba del genere, che potrebbero essere mio figlio, vostro figlio o roba del genere, io credo che insomma alla fine siamo più contenti tutti se ci si rispetta un attimo e si impara a guidare per strada come succede in ogni paese civile. Però le bici ci sono sempre state, non possiamo mettere delle leggi sulle bici, ragazzi, perché le bici elettriche è una cosa diversa, perché sono già spinte da un motore, come i monopattini. Io sono favorevole al rispetto, anche tutti dobbiamo rispettare il codice della strada, perché io guido la macchina, vado a piedi, vado in bicicletta, quindi posso essere automobilista, sono un utente a 360 gradi della strada, non guido camion, però sono un utente della strada a 360 gradi, come la maggioranza di noi, come tutti noi spesso, perché, e quindi sono favorevole al rispetto di tutte le regole stradali da parte di tutti. Ovviamente ho un occhio di riguardo per gli utenti deboli della strada, che sono biciclette e pedoni, perché sono quelli che muoiono più spesso. E ovviamente detto questo, per me si dovrebbe intervenire non solo con la repressione, ma creando ovviamente anche l'educazione e le piste ciclabili come si deve. Allora facciamo un lavoro a 360 gradi. Però ce ne vorrà. Detto questo, secondo me lo schema del ministro Salvini va nella direzione giusta. È migliorabile? Sì. È un buon inizio? Sì, secondo me sì. Però prima del ponte, io vorrei chiudere così, prima del ponte io consiglierei a Salvini di pensarci, perché prima del ponte ci sono tante strade, tante ciclabili, sì, tante d'accordo. Autostrade da mettere a posto. Sono d'accordo. Messe a posto quelle, ben venga il ponte più lungo mondo. No, sono d'accordo. Io certi i soldi che vengono buttati, sai già, per mandare i banchi a rotelle, ecco, le armi in Ucraina, ecco, basta. Hai detto soprattutto quello che sì, ragazzi, ecco, ma le armi in generale, non quello che è stato, io con l'Ucraina non ce l'ho, con l'Ucraina io parlo delle armi in generale, quello che è stato, cioè, quello che viene perché è tuttora speso, dovrebbe essere speso prima nella sanità, che va messa a posto, e nella sicurezza stradale, per evitare che i nostri ragazzi possano morire per strada. Secondo me, io credo che sia molto giusto intervenire a 360 gradi. Comunque vorrei ricordare a tutti, chiudiamo così, che negli Stati Uniti, io ci sono stato, tu ci sei stato, io più volte, tu più volte, negli Stati Uniti, se ti beccano che hai bevuto un crodino con l'1% di alcol, finisci in galera. Fine, perché chi guida non beve. Se vuoi bere, te ne vai a piedi, poi non devi esagerare neanche a piedi, perché se ti beccano un ubriaco per strada, ti sbattono dentro ugualmente. Certo, ma assolutamente, ma io poi lo vedo. Uno può andare in discoteca, anche parlo per i giovani, siamo stati tutti giovani, quella sera lì uno beve un bicchiere in più, però chi guida non deve bere. Se uno è una comitiva, ci sono quattro ragazzi, uno si organizza, dice il guidatore è l'unico che non beve, stop, a turno, una volta io, una volta te, dov'è il problema? A Modena le strade sono molto scassate. Sì, confermo, è uno schifo, assolutamente. Modena parlano tanto bene, predicano bene, ma razzolano da PD. No, a Modena, attenzione, in Emilia Romagna abbiamo una rete stradale che è infame. A Modena non esistono se non quella della Garbella, che arriva fino a Vignola, che è un po' decente, esclusa quella, piste ciclabili decenti non ne esistono. Sono un vero schifo, con strade piene di buche, e poi se aggiungiamo anche, questo mi tolgo il sassolino, la mancata manutenzione che è successa in Emilia, degli argini dei fiumi e quant'altro, con due giorni di pioggia sono bastati per avere un disastro di proporzioni epiche, questo è il risultato di chi ci amministra, quindi velo pietoso e stop. Però abbiamo delle feste dell'unità bellissime. Detto questo, contenti loro. Ringraziamo l'avvocato Luciano Minelli, ricorda anche il tuo sito, avvocato luciano minelli.it. grazie, e saluto tutti. Se qualcuno avesse bisogno, non può farsi pubblicità perché il codice deontologico non lo prevede, per me è bravo, è simpatico, e se avete bisogno lo trovate. Roberto, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, e ovviamente un appello a tutti, tanta tolleranza
al volante, perché ripeto, è nell'interesse di tutti tornare a casa dopo una giornata lavorativa intatti e poter stare con la propria famiglia. Comunque io chiudo con questa frase, con questo messaggino di Dennis: comunque la prima regola è il buon senso, certo, ma chiaro, ma non credo che le leggi cambino i fatti, amici, certo, ma chiaro. Certo. Ciao a tutti, ciao a tutti, condividete, commentate, aspettiamo sempre un vostro parere. Grazie all'avvocato Minelli e grazie soprattutto a voi. Grazie a tutti, Roberto, e a tutti voi. Salvini, non farci più lo scherzo, mai più con il PD. Ciao a tutti.